Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video e oggi facciamo dei muffin super buoni perché faremo i muffin al burro d'arachidi con le gocce di cioccolato, davvero davvero golosissimi. E gli ingredienti sono pochini ma niente di strano e direi che possiamo iniziare subito con la ricetta. Allora, in una ciotola io ho messo 130 g di burro d'arachidi e 75 g di burro senza lattosio e l'ho lasciato un po' a temperatura ambiente. Non è durissimo ma neanche mollissimo, è una via di mezzo. E ora questi due ingredienti li amalgamiamo insieme. Dopo aver amalgamato il burro, i due burri, burro d'arachidi e burro normale, aggiungiamo 50 g di zucchero bianco e 165 g di zucchero di canna. Io ho usato quello integrale, ma voi potete usare quello di canna normale. E li aggiungiamo e amalgamiamo. Ok, a questo punto aggiungiamo due uova, uno alla volta, quindi aggiungiamo uno, amalgamiamo, aggiungiamo l'altro e amalgamiamo anche questo. C'è un profumo che non potete immaginare, buonissimo. Ok, a questo punto aggiungiamo un po' di estratto di vaniglia, quanto ve ne piace, e 150 ml di latte. E continuiamo ad amalgamare. Aggiungiamo un pizzichino di sale. Prendiamo un setaccio e setacciamo una bustina intera di lievito, che sono 16 grammi, insieme a 250 g di farina. Setacciato tutto, amalgamiamo per bene tutta la farina e il lievito. Abbiamo detto che sono muffin al burro d'arachidi ma con le gocce di cioccolato, e quindi andiamo ad aggiungerci gocce di cioccolato, quanto ve ne piace. Poi con una spatola amalgamiamo per bene ed ecco qui l'impasto pronto. Ora ho preso la teglia per muffin e ho messo già i pirottini. Ora con un dosatore per gelati mettiamo all'interno il nostro composto. Questo è l'impasto che rimane, faremo altri muffin dopo e alla fine vi dirò quanti ne sono venuti. Ora questi qua li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti, dipende un pochino dal vostro forno, però alla fine vi dirò quanto sono rimasti nel mio. E ora l'inforno. Stavo facendo la seconda infornata e mi sono dimenticata di farvi vedere prima che cosa ho fatto. Ho messo altre gocce di cioccolato sopra l'impasto, così saranno anche in superficie. Vi dico subito che me ne sono venuti 18 e hanno cotto per 23 minuti. E ora inforno anche questi e poi ci vediamo dopo con tutti i muffin pronti. Ed ecco qui i muffin pronti. Come abbiamo detto, sono stati 23 minuti in forno ed eccoli qua. Adesso li sto facendo raffreddare, sono ancora un po' caldini, però volevo farvene vedere uno che ho è successo già qualcosa, già azzannato. Voglio farvi vedere l'interno, guardate. Guardate che morbido, morbidissimo. E di una bontà unica. Io ne metto che mi finisco questo bellissimo, buonissimo muffin. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!